H2O Bologna Fiere, il pomeriggio, parliamo di acqua, settore idrico italiano, lo facciamo con il professor Alessandro Marangoni, che è il CEO di Altesis. Vogliamo introdurre questo pomeriggio, questo convegno sul settore idrico italiano? Certamente, il settore dell'acqua in Italia negli ultimi anni ha vissuto una trasformazione significativa. L'obiettivo del convegno è interrogarsi su cos'è cambiato dopo oltre 4 anni dall'introduzione dell'autorità nel settore, e noi abbiamo cercato di dare delle risposte con il nostro osservatorio Top Utility, andando a vedere prima di tutto i conti e le performance delle imprese più grandi in Italia. Top Utility valuta le performance delle 100 maggiori imprese italiane. Tra queste un numero significativo opera nel settore idrico e a distanza di 4 anni dall'introduzione dell'autorità ci sono stati sicuramente degli effetti apprezzabili. Le imprese hanno migliorato le loro performance in termini di risultati economico-finanziari, hanno aumentato in maniera significativa gli investimenti, e lo hanno fatto andando a migliorare anche quelli che sono i risultati in termini di servizio ai clienti, a tutti noi utilizzatori. Purtroppo c'è anche qualche ombra, non solo luci, in particolare in un settore dove il ciclo degli investimenti è molto lungo e gli investimenti sono di dimensioni molto importanti, rimane ancora il divario fra il centro-nord del nostro paese e il sud. Sicuramente molti anni di mancanza di investimenti, di infrastrutture, di carenza ad esempio nella depurazione in certe aree del paese non si recuperano così in fretta. Però in una battuta in conclusione, sicuramente una visibilità sulle tariffe e delle regole certe introdotte dall'autorità stanno facendo crescere il settore e migliorare le performance delle imprese. Grazie, Alessandro Marangoni, H2O, Bologna Fiere.